Qual è la sua sensazione di stare qui al Teatro Pirandello? Beh, è una bellissima sensazione. Ho visto la sala entrando, è meravigliosa, e pensare che c'è anche una grande storia di un grande teatrante italiano che tutto il mondo, insomma, apprezza e ci invidia. E io tra l'altro ho anche messo in scena un testo di Pirandello, o di Uno di Nessuno, quindi che ho molto amato. È una commedia cosiddetta minore, ma non lo è affatto, e quindi è un'emozione particolare. Cosa ne pensa dello spettacolo? Beh, tutto il bene possibile, visto che lo faccio ormai da 110 repliche. È uno spettacolo di un grande autore che è Harold Pinter, messo in scena da un grandissimo regista che è Peter Stein, e con una compagnia di colleghi e amici, uno più bravo dell'altro. E sono molto curioso di vedere come reagirà il pubblico di Agrigento a questo Quali spettacolo. aspettative ha proprio sul pubblico di Agrigento che viene messo in scena qui? Beh, avendo, come dire, dato i natali a un grande teatrante, mi auguro che sia un pubblico appassionato, maturo, interessato, e spero che ci dia una gioia e un'emozione particolare come ci ha dato questa sala. Ci sono due mafiosi protagonisti dello spettacolo che però non parlano con accento siciliano e non hanno nomi siciliani. Non viene esplicitato che siano due mafiosi, diciamo che iconograficamente si presentano con un doppio petto gessato e un borsalino, quindi sembrano un po' due mafiosi americani di qualche. Però Pinter è molto misterioso su chi sono questi signori. Fanno parte di viene solo citata questa organizzazione, che può essere appunto un'organizzazione criminale o un servizio segreto, o due emissari di un gruppo finanziario per riscuotere qualche cosa, e ce l'hanno con questo fuggiasco, con questo uomo, un artista, pare molto fragile, molto strano, molto irregolare, e cercano di riportarlo a una normalità, con metodi non proprio ortodossi. Uno spettacolo sempre attuale, perché? Ma perché parla, nonostante sia stato scritto ormai dal 57, parla del nostro rapporto con la paura, con l'essere perseguitati, con la normalità e con l'anormalità, con l'essere artisti o comunque una figura che non viene accettata dalla società e viene cercato di riportare a una cosiddetta normalità. E poi di tante altre piccole situazioni che parla sempre di noi, sempre dei nostri condizionamenti, dei nostri modi di rapportarsi e nei rapporti di coppia e nei rapporti interpersonali. E Pinter scava a fondo su queste cose e lo fa in maniera però senza dare risposte, dire, consolatorie o catartiche. Ci fa rimanere dentro con molte, molte domande. Il pubblico esce con molte, molte domande.